cambia siamo noi. Sono cresciuto con l'ansia del cambiamento, con un grande desiderio di trasformazione di questa mia terra afflitta da così gravi problemi. Sono stato fuori a studiare, ma con in testa sempre il pensiero di tornare nella mia Calabria, e così ho fatto. Ci mettiamo in gioco con uno spirito appunto di cooperazione per provare a costruire condizioni dignitose e favorevole di riscatto, di libertà, di legalità in una terra così difficile come questa della Locride. Ci muoviamo in un contesto difficile, ma pieni di entusiasmo e con grande voglia di fare. La cooperativa sociale Nelson Mandela nasce a Gioiosa Ionica, nella Locride, un territorio difficile, un territorio con mille problematiche ma con tantissime potenzialità. Nasce per provare a mettere in piedi delle esperienze di sviluppo locale, di economia sociale, di economia circolare, partendo da quelle che sono le risorse, le potenzialità di questa terra, l'agricoltura, il turismo, e nel fare questo proviamo a portare avanti la promozione, lo sviluppo di nuovi posti di lavoro per i tanti, troppi giovani disoccupati di questa terra, insieme a soggetti ancora più deboli e che sono i migranti. Stiamo implementando, sviluppando tutta una serie di attività anche aggiuntive, anche nuove. Piano piano cerchiamo di fare questo percorso. Complessivamente ci sono 7 posti di lavoro, 5 sono soci lavoratori. Concretamente le iniziative che sviluppiamo si sviluppano in varie direttrici. Vi è una parte più squisitamente sociale, che è l'accoglienza di migranti attraverso i corridoi umanitari. Per noi della Nelson Mandela l'accoglienza non può fermarsi all'ottenimento dei documenti. A noi piace pensare al progetto di vita. Tra le esperienze produttive e lavorative che abbiamo provato ad implementare e a sviluppare, ci è venuto naturale guardare a quelle che sono le risorse di questa terra, il turismo e l'agricoltura, e quindi l'agrumicoltura e poi l'olivicoltura, la produzione di un olio con elevate qualità organolettiche e l'agricoltura legata al turismo. Gestiamo questa struttura, una villa settecentesca molto bella, molto graziosa, complessivamente tra camere e residence vicini ci sono circa 60 posti letto. I soci lavoratori della cooperativa, i migranti che attualmente lavorano con noi in cooperative, insieme si è sia nelle attività agricole e sia nelle attività turistiche, non c'è una separazione, una distinzione. Per quanto attiene alla distribuzione di quelle che sono le nostre produzioni, vi è un doppio canale. Vi è la vendita diretta chiaramente in azienda, e poi vi sono le spedizioni che facciamo in tutta Italia e anche in Europa ai gassi. Partecipiamo a dei mercatini solidali, soprattutto nella città di Roma. È una rete che stiamo cercando di implementare quanto più possibile. I consumatori comunque hanno la consapevolezza che consumano prodotti di ottima qualità, niente chimica, produzione biologica, si sente il gusto, il sapore, l'odore di quello che produciamo, tutela dell'ambiente e di conseguenza tutela della salute dei consumatori, diritti, dignità dei lavoratori, per noi della Nelson Mandela, che garantiscono un valore aggiunto a queste nostre produzioni.
L'Italia che cambia per me è l'Italia che riesce a superare pregiudizi, paure, diffidenze verso gli ultimi, verso chi è più sfortunato, verso i più deboli. Un'Italia che sappia ridare dignità al Mezzogiorno d'Italia, ai tanti giovani di questa terra costretti ancora ad emigrare. E l'Italia che cambia è l'Italia migliore, l'Italia della società civile, l'Italia della cooperazione sociale, del volontariato, dell'associazionismo, è l'Italia della fantasia, della bellezza, sull'esempio di Riace. È l'Italia migliore, è l'Italia più bella, è l'Italia che vogliamo. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.